Salve a tutti, sono Jay 47 su qua il secondo episodio della serie su The Escapist. Allora, dal primo episodio trovo veramente tantissime cose. Ho trovato due pillow, un posto, la guardia da outfit, ho ammassato una guardia e ho preso la loro divisa. E mancano solamente le linee per scappare da questa prigione. Già un piano praticamente perfetto, perché la piscina. E allora, in piscina ho aperto un buco nel muro e l'ho lasciato al 4%. Quindi di notte metterò i bandami nel letto, poi andrò in piscina e romperò il muro al 4%, poi richiuderò il muro con il poster o anche con il muro che mi danno comunque lo chiudo con il poster e poi salirò al piano, al tetto della prigione. Una volta giunta al tetto della prigione, per riuscire a scappare. Allora, così via appunto cercherò delle lime, perché sono una cosa comunque importante, tanto regaliamo a Ciccio una casetta, non ci serve a nulla. E andiamo a studiare, dato che abbiamo il tempo libero, perché dobbiamo farci il bel danno. E un'altra cosa importantissima che dobbiamo farci è le lime. Almeno una lima ci serve, ragazzi. Quindi andiamo qua, rubiamo la coperta e andiamo a studiare, perché mi pare che ci mancano. Vediamo 16 di intelligenza. Quindi, ragazzi, io mi metto a studiare e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, prima di studiare mi ero messo un attimo qua in giro e ho trovato una lima che ha perso solo il power e però la guardia ovviamente mi ha visto che gliel'ho rubata, quindi mi sta seguendo. Corriamo, 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 corriamo. Che vabbè, dobbiamo averla seminata, ragazzi, io torno a studiare, ci vediamo. Ok, ragazzi, allora ho fatto tutte le diligenze, ci abbiamo fatto i bei danni. Dobbiamo riandare un attimo in cucina a prendere la forchetta, non ci dimentichiamo. Quindi, benissimo, in teoria dovremmo farci un'altra linea, dovremmo provare, perché non so se una ci passa. Allora, non sto rubando nessuno. Comunque di solito mi vado che non c'è praticamente mai negli altri cieli, non ci stanno praticamente mai in contro di questi due. Velocemente prendo la guardia, non me ne sono per le scatole. Scusa. Ah, un picchio, pure se è più forte. Questo ci vuole le botte, mi scherzo di più forte di me. No, sono più forte io. Muori. Ultimo. Io scappo. Beh dai, intanto noi le guardie dobbiamo battere tutte, ti diamo. Lasciamo stare. E ora dobbiamo andare a cercare un'altra lima, perché con una sola non è che possiamo fare tanto. Probabilmente ora facciamo un attimo di questa qua da solo, non ce l'ha. Andiamo ora che ci dobbiamo allenare, allenamenti, un po' dovremo allenarci, bene, ci alleneremo, diventeremo stra super forti, ma non ci interessa diventare forti perché già con una quarantina di poi già siamo messi bene. Siamo qua perché dobbiamo aspettare magari che qualcuno inizi a picchiarsi in modo da cercare le altre lime. Ce ne serve giusto un'altra perché forse una lima non so se basta rompere quella cosa, però cioè la paura che ho, perché se non ci riusciamo sono nella cacca, dobbiamo ricominciare. Dai, ragazzi, io mi alleno, cercherò altre lime, noi ci vediamo dopo, bella ragazzi. Ok, ragazzi, allora siamo nel living free time e praticamente sto cercando disperatamente di trovare l'ultima lima che ci può servire per scappare. Non possiamo scappare anche con una lima perché ho due coltelli. Uno lo uso come arma, me lo posso anche tenere da utilizzare, e l'altro c'è nell'inventario. Allora, non troviamo altre lime.
Purtroppo non siamo dobbiamo, anzi, cioè dobbiamo fare una cosa più veloce della luce d'ora. Ora, cerchiamo qua l'ultimo. Durante l'evening call, dobbiamo andare a mettere il bed armi nel letto, quindi aspettiamo un attimo. Cioè, attenzione che non vi immaginate. Allora, prima della chiamata. Ok ragazzi, allora dobbiamo mettere questo qua. Andiamo alla chiamata e poi dobbiamo correre verso la piscina. Ragazzi, credo che oggi ce la faremo. Credo che oggi ce la faremo. C'è ancora qualche secondo. 20 secondi, ragazzi, dobbiamo scappare. Spero che le guardie non vanno a controllare. Se c'è qualcosa nella mia cella, ragazzi, stanno andando verso di là, stanno andando verso di là. Posso morire. Ragazzi, sai che l'hanno superata. Non è successo nulla di male, non ho fatto nulla. Ok, ragazzi, allora, dirigiamoci in piscina. Mettiamo il posto, è perfetto. Ora, mettiamo questa cosa di guardia e saliamo piano, saliamo l'altro piano. Ragazzi, attenzione che non vi immaginate, perché se becchiamo un poliziotto oggi siamo morti. La qua possiamo andare tranquillamente perché non c'è di solito nessuno. Qua non controlla il piano di sopra di solito. Perfetto ragazzi, aspettiamo un attimo. Aspettiamo che lo controlli, che ha chiuso la porta. Andiamo qua e qua. Perfetto ragazzi, allora stiamo sul punto di scappare. E allo stesso tempo siamo pure sul punto di morire. Apriamo qua ragazzi piano, senza fare troppo rumore. Ragazzi, non ci dobbiamo sentire, stiamo andando bene. Spero che resista sta cosa, l'aiuto. Ecco, non mi muore. Siamo almeno a metà dell'opera, allora. Ragazzi, ci siamo. Siamo tutti per scappare, siamo pronti per salutare questa persona, ragazzi. 28%. No, ragazzi, non ce la faccio, non so se ce la faccio. Con una linea del 20% non lo so, eh. Beh, però ne abbiamo ancora una possibilità di coltello, però troppo lento così. E rischio. Ragazzi, ma ancora due coltellate. Ragazzi, l'ultima coltellata, ragazzi, mi conti. Ragazzi, siamo scappati dalla prigione, non ci credo. Non ci credo. 16 giorni per scappare da una prigione. 178 minuti. Ragazzi, non ci si crede. Ce l'ho fatta. E ora dobbiamo andare subito alla prossima prigione, che sarà molto complicata. C'è scritto easy, ma secondo me easy non è. Poi ci sono pure le hard. Ragazzi, per questo episodio questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Siamo riusciti a scappare da questa prigione. Lasciate un bel mi piace, un commento. E noi ci vediamo alla prossima. Bene, ragazzi.